Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Federic95Ita e vi parlo dal canale del Training Card Game. Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo tornati qui sul Turbo, dove vi porto un altro BCBM, un BCBM a mio parere veramente epico, fatto con un utente di Facebook che si chiama Raffaele D'Esposito. Veramente io ti ringrazio veramente moltissimo Raffaele per avermi venduto queste due carte. Sono due carte ragazzi che a mio parere sono stupende, due carte uniche, perché sono due carte gold, e dato che hanno creato solo due carte gold nel Trading Card Game saprete già di cosa sto parlando. Sono due carte del set X Battle Boost in giapponese e Legendary Treasures in inglese, dato che il set in italiano non è uscito. Ragazzi, adesso ve le farò subito vedere e niente, come ho detto prima stiamo parlando di un BCBM, quindi ragazzi le ho acquistate, non ho né scambiato e quant'altro, non me le ha regalate, le ho comprate, dato che in coreano ragazzi costano poco, perché sono due carte ragazzi in coreano, non in giapponese, perché in giapponese costano 60 euro l'uno, tipo, e Federic non c'ha tutti questi soldi, se no vi portavo non so quanti box al giorno, potete capire. Comunque ragazzi, qua abbiamo la busta di Raffaele, questo sarà un video breve, tanto sono solo due carte. Questo è la busta di Raffaele, che non vi faccio vedere il davanti perché ci sono scritti i dati e quindi c'è la privacy naturalmente. E niente ragazzi, io vi invito a lasciare veramente due pollici in su a ciascuno, non so come farete ma lascerete due pollici in su ciascuno, perché le carte in questione sono due e sono veramente epiche. Ragazzi, veramente tanti pollici in su per questa apertura. E niente, io direi di iniziare con la prima carta, che è questo fantastico Zegrom Gold, veramente epico. Ripeto, questa è una carta in coreano. Non ci vedete molto ragazzi, perché in coreano non sono come in giapponese così definite. Però comunque ad occhio nudo si vedono bene. Però la telecamera, anche se avete una telecamera che fa vedere tutti i pixel, non riuscireste lo stesso a vederla. Comunque, io adesso ragazzi l'ho spostata qua a destra, perché qua a sinistra metterò tipo la carta corrispondente in inglese. Che carte veramente spettacolari ragazzi, sono uniche queste carte, veramente, sono veramente uniche. D'altronde ne hanno create solo due e sono fantastiche. Spero che faranno lo stesso con Evental Xerneas magari, però bellissima. E la seconda carta naturalmente ragazzi potete ben capire di cosa si tratta. Naturalmente se abbiamo Zegromp abbiamo anche Reshiram ragazzi, epico. Cercherò di farvelo vedere magari, vediamo un po' con la luce un po', mettendo non so ragazzi come farò a farvelo vedere, boh, non lo so. Guarda un po' se si vede. Ma ragazzi si vede poco, non, anche se la giro non riuscireste lo stesso a vedere, perché la dovete vedere ad occhio nudo. Vabbè, qua a sinistra comunque avete la copia in inglese, no? Comunque, vabbè, epica ragazzi, epica. Quindi io vi invito a lasciare tantissimi pollici in su per queste due carte ragazzi, che sono a mio parere due carte del collezionismo epiche. E niente, ringrazio ancora Raffaele, io invito a iscrivervi al canale, perché a breve ci saranno le aperture di Fuoco Infernale e magari anche di Flash Fire qualcosa, se riesco a simulare qualche soldino. Quindi che vi saluta, vi ringrazia e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo BCBM, bella! E infine questo OO di Skyrage, anzi non infine, la penultima carta è questo OO di Skyrage, bellissima, vedete che bella sta carta ragazzi, bellissima. E ultima ma non meno importante, questo bellissimo Kabutops.